State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: radioyoganetwork@gmail.com. Ed eccoci qua, siamo ancora qua. Già, oggi venerdì 27 marzo 2020. Sono le 9:38 minuti primi, 44 secondi e 11 decimi, come dice anche Alex Migliorini. Ma come è preciso lei? Lo so, io sono Maurizio DJ, il vostro DJ, potrei dire il vostro DJ del cuore, come abbiamo postato questo bel cuore che va, è angelico. Ecco, sta arrivando anche una mail, ma vedremo chi è. E dicevo, abbiamo postato questo cuore, chi ci ascolta anche grazie alla piattaforma di Spreaker.com. Ecco, è arrivata anche la Jacqueline. Oh, che bello, ci siamo tutti. Sì, ci siamo tutti qui. Bene, lo so Jacqueline, che bisogna chiamare Loris, lo so, è tardi, lo so. Anche perché so che probabilmente lui sta dormendo, lo so, e vabbè, se lo so, allora vediamo se Coco, oggi è tornato in regia Coco, finalmente, che lo sta chiamando ma non risponde, e il bello della diretta è anche questo, non sta rispondendo il dottore, vabbè, riprova pure, insisti. Eccolo, dovrebbe esserci, forse. Adesso suona libero, Vediamo se riusciamo. Vediamo se risponde, perché qua io non vedo. Eccolo, è lui, perché non so se era finito nel Burundi. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo in diretta, attenzione, siamo in diretta. Contento? Vorrei essere Mediaset, ma insomma piuttosto di niente. Ecco, allora, ecco, mi dice la Jacqueline che sto sotto perché ieri è stata una giornata che non ti dico. Raffreddore, influenza, mal di testa, tutti i colori. Già. Però, come ho postato anche sulla piattaforma di Spreaker.com, che si possono ascoltare ovviamente anche da quella piattaforma, anche, oltre che su TuneIn, eccetera, Loristella, Maurizio DJ, pensa, è meglio a volte non pensare, però abbiamo raggiunto 100.000 ascolti. Cioè, sono anche emozionato, caro dottore. Posso dire una cosa? Sì. Maurizio DJ è diventato famoso grazie al dottor Loris e Stella, se sennò non era mica famoso. No, perché mi è arrivata una mail. Cioè, io quando ho visto questi dati, veramente. Io sono in amicizia con quello di Radio Extra FM. Sì, infatti ho visto che anche su Facebook l'ha postato, però lui è sparito, anche nella chat. Non lo so, comunque lui ha cominciato a fare le sue dirette nella sua radio e ha messo fuori i dati dell'ascolto e fa sui 5. Non è che abbia tanti ascolti, fa, io glielo ho detto, io gli ho dato anche qualche consiglio, fa, no, insomma, la mia radio la faccio come la voglio io, fa, e per incesto lo voglio fare come voglio bene, dopo ognuno fa come vuole lui, vero? Ho capito io. Cioè, io. No, ognuno, ogni editore può fare la sua libera scelta. Cerco di dare qualche consiglio a qualche collega, insomma, dopo ognuno fa come vuole, vero? Dopo. Sì, ma dovevamo prima fare una chiacchierata in diretta, io, te, lui, oppure solo io e lui, come si chiama lui? Enzo, esatto. Non voglio sbagliarmi, mi sembra Enzo. Sì, no, mi ricordo anch'io Enzo. Ecco, prendi i suoi dati, perché prima di fare una chiacchierata così tra di noi, voglio capire se è idoneo a fare un notturno con noi. Se lui accettava i miei consigli, sai qual era la mia idea?
Sì, di sì. cambiare tutta la programmazione, di fare una roba familiare tipo Radio Ombra. Radio Ombra ha cominciato a fare le telefonate in diretta, faceva il liscio, anche non solo una cosa, faceva il liscio, è quello che ti dà la vita, perché il liscio è seguito da molte persone, perché il liscio c'è, cioè quello che della gente che vuole imparare a ballare il liscio, allora lì, intanto che ascoltano, fanno qualche balletto lì in casa, anche insomma, per il liscio è una cosa. Dopo ci sono quelli che non piacciono, va bene, dopo. Allora, esiste il liscio e la Filuzzi, ma al giorno d'oggi è diventata più una situazione partenopea Ascolta, che non ha. non ho capito ancora come mai che tante radio non si mettono mica in testa di fare il liscio, anche le televisioni. Certe televisioni fanno il liscio, quello sì, ma tante lo fanno, no, io non facciamo mica il liscio, lì facciamo tutta un'altra programmazione, Allora, vabbè. su questo non condivido, eh. Allora, ci sono tante radio che fanno contenitori di liscio, lo possiamo dire perché fanno parte anche del nostro brand, tipo Radio Budrio, eh. Radio Budrio, tra l'altro, abbiamo fatto anche delle interviste, ad esempio di. Ascolta, ma te fai parte su anche Onda Radio TV, con la scritta con l'adesivo, anche là, hai Onda capito qua? Radio piano, Onda Radio, ripeto, non esiste più. Noi eravamo di Onda Radio con una trasmissione di notturno e trasmettevamo, mi sembra, 35 anni fa, adesso non mi ricordo molto, esattamente in provincia di Bologna, Bazzano, via Polazzo 5/C, telefono 83 20 40. Ora non c'è più, perché prima dalla radio in FM era andato al web, era diventata una web radio, eh? E poi c'è stato il tricket racket, eccetera, e si è chiuso tutto, come Bandiera Gialla che partiva dal Sante Gross, come Onda Radio, eccetera, eccetera. Ma ci sono tante novità che abbiamo in cantiere. Ma prima, torniamo a questo Enzo. Allora, come tanta gente. Lui dice che vuole fare solo anni 60, va bene, Vabbè, ma allora. cioè, aspetta, sono belli anche gli anni 60, quello sì, ma insomma, dopo dice che si lamenta perché non ha mica ascolti, ne ha pochi, per forza, cioè, insomma, se vuole fare come vuole lui, Allora, per far radio al io giorno d'oggi, che ce ne sono una miriade di radio, ci vuole. non voglio mica insegnare il mestiere a qualcuno, io ognuno fa come crede di fare, insomma, Sì, io non ma se voglio uno non ha insegnare. creatività, innovazione, inventiva, ha solo il bla bla bla, gli ho detto, abbiamo anche una chat, finestra libera, dove possiamo dare tanti consigli, non solo radiofonici, eccetera. Si sta arrabbiando anche la Jacqueline, giustamente. Non entra più nel nostro sito da circa un mese e mezzo, è sparito questo signore come tanti altri artisti, anche nella chat prima era il Lambrusco e ora è la Piadina. Ha fatto una diretta questa settimana su Facebook, anche lui lì ha cominciato a fare le dirette Va bene, gli diamo un'altra possibilità. Allora, ripeto, prima di iniziare non dico una collaborazione, ma ci faccio due chiacchiere in diretta e poi volendo, se decido che è idoneo, di fare un notturno o qualcosa simile, adesso mi studio qualcosa, eh? E poi ci può essere altre piattaforme, radio, televisive, eccetera, eccetera. Per ora, letteralmente, radio. Se fossi lui farei tutto tipo un'altra programmazione diversa, tipo un ambiente familiare, come tipo Radio Capodistria, hai visto anche Radio Capodistria e Radio Ombra, tutte quelle lì. Lo so, Radio Capodistria ha un po' di problemi, eh. Non solo tecnici, non solo logistici, speriamo che vada tutto bene, ma. E per questo ho anche un nuovo collaboratore che non si è mai affacciato ai microfoni di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro, by Yoga Network. Lo dico perché non l'abbiamo nemmeno ricordato Però dove siamo.
Mi sembra professionale oggi, che rispetto a tutti, insomma, più o meno, Ripeta perché. sta parlando per il suo conto, la Jacqueline, cosa sta dicendo? No, perché sta cercando di mettersi una calza, ma non riesce, non ce la può fare. Ce la fa, ce la fa, ce la fa in questo momento. È contenta la Jacqueline, guarda com'è contenta. Ormai è Ecco, che sentito. tempo fa lì da te? Come? Che tempo fa lì da te? Ah, Adesso è ieri tutto bravo. nevicava. Ieri. Da me pioveva e tirava vento, adesso è tutto tranquillo, però fa un po' freddino, insomma. Allora, nella sua Allora. zona ieri mi dicevano che pioveva. Sì, infatti. Invece nel Modenese, Polignano, Ferrarese, mezzo nuvolo, pioggia, poi neve, Modenese, la neve anche, cioè, veramente siamo a marzo, cioè, marzo che ormai è primavera, eh? Oggi è il 27 marzo, ricordiamo per coloro che ci ascoltano in diretta. Radio lì che dicevi te, lì, l'avevi eliminata dal gruppo, diciamo, perché Cioè, io sono troppo buono, non elimino nessuno. Però io voglio io più serietà, che io non noto, perché noi, come Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro, cerchiamo di portare il buon umore a tutti gli ascoltatori. Questo è il nostro ufficio, il nostro salotto, che ci diciamo di tutto, di più. E penso che sia a livello mondiale l'unico contenitore della mia idea geniale. Della frutta tipo kiwi, banane, aranci. E più che ne mette, manca la fragola, eh? Io ringrazio invece, vabbè, dopo torniamo lì, Fabrizio che anche questa mattina mi sta chattando, mi sta raccontando tante situazioni che non sapevo, che c'è questo riscoprire quello che era una volta la televisione. E ti sto parlando di nuova televisione, conosciuta come NTV. Scusa, e anche come era una volta la radio, non solo la TV, anche la radio. Anche Sì, quello. però questa mattina parlavamo di questo perché ho in mente, se passa, perché deve essere tutto digitalizzato, tutto. Ascolti, quando sarà finito la malattia facciamo un programma di lisio io e te familiare, bello, eh? Beh, ascolta, allora, prima lei mi. Quando io arrivo, lei mi deve aprire la porta. Voglio un tappeto rosso porpora con tanti petali di rosa vellutati. Quando io entro non lo so, pensa se c'è della Lì polvere. c'è la polvere. C'è la Jacqueline che parla per il suo conto lì. Sì, ma. Cioè, io non lo so, cioè, ma siamo in diretta mondiale, Punto. eh? È Cos'è? virgola, punto. Cosa vuol dire Punto è punto? a capo. Mettiamo ben su uno stacco perché capisco che. Dica, dica. Lo sai che a me mi portano Sai che la se c'è della mensa? polvere mi viene dato. Dai, la Cioè, polvere che fatti a letto, ma io dico perché? io. No. No. Vabbè, diceva, dottore? Lo sai che a me mi portano la mensa dal comune, no? Sì, Hai presente? lo so. È che prima avevano, la portavano con i contenitori, lo sai i contenitori, apposta quelli là, no? Hai presente i contenitori della mensa? Sì, abbastanza, più o meno. Adesso me li portano dentro nella sportina di nylon, per le nuove regole forse, vero? Sì, certo. È più igiene così con la sportina chiusa su di nylon. Comunque, oggi, ripeto, è venerdì 27 marzo 2020, eh? 27 marzo. Ecco, ora sono le 9:52 minuti e. Fai sentire l'orologio voce lì. Ah, lo vuole? Anche quello lì. Ecco, allora non mettiamo sullo stacco, Cocco, perché oggi è tornato Cocco, il nostro Coco regista. Il DJ, ciao Coco. nostro regista, Allora, sentiamo un Allora. po'. Sono le ore 9 e 59 minuti. Sono La temperatura è 23,8
gradi centigradi. L'umidità è 20%. Ecco, hai sentito che ho visto che la Katiuscia non ha ancora sistemato l'orologio. Dovrò fare io anche questo. Cioè. Allora, io e lei abbiamo superato gli ascolti. Sì, è 100.000 followers. Mi Tanti, tanti, tanti. Cioè. manda il Certo. numero No, il numero, la dell'ascolto. mail ti mando. Beh, Come faccio a mandarti il numero? Perché è tutto scritto in inglese. Lei conosce bene l'inglese? io ho studio tutto. Sa dire buongiorno in inglese? Come mangiare? Beh, io faccio, se io vado in America, quando voglio mangiare, io dico, faccio il segno mangiare, oppure dormire, vabbè, insomma, è così. Ecco, allora, io le ricordo che oggi alle ore 11, lei sa cosa succede alle 11 questa mattina? Finirà il mondo. Beh, mi auguro di no. Insomma, addio, addio Perché Maurizio. ripeto, da quanto l'abbiamo conosciuta, da 3 mesi e mezzo ormai, succede di tutto di più, eh. Ma comunque. Che prima che non c'ero io non avevi mica tutti questi ascolti qua. Stavi sempre in basso, vero? Beh, erano inferiori, però non lo so. Cos'è questa storia? Cioè, boh. Andrà anche a simpatia, se vede che gli sono simpatico. Ma probabilmente la gente è nauseata da tutto questo martellamento in televisione che preferisce ascoltare la radio, questi talk radio simpatici, demenziali, perché noi scherziamo, però c'è sempre quel però e il paresché. Allora, cosa succede alle ore 11? Più Boh, che ne so io. o meno ci provi? Cerco di sforzarmi, petto. No, no, mi corregge alle Cioè, 11 la Jacqueline. No, 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 beh, no. Mi comunica la Jacqueline che è solo a Bologna, non in tutta Italia, in tutto il mondo, solo a Bologna succederà una situazione particolare, ma non alle 11, perché mi ha fatto il cartello ora Coco, vedo, non alle 11, è alle 12. La nostra Nicole, la nostra segretaria, ha scritto le 11, ma è le ore 12. Ecco, vedi il bello che non abbiamo copioni, È tutto in diretta. tutto studiato nel cervello, insomma, quasi tutto. Allora, ripeto, alle ore 12 cosa succederà? Sì, alle ore 12 io sto mangiando Ah! all'interno. Sì, Non ore avevo 12. dubbi. Il dottor Loris mangia ore 12. Ah, sì. Ah, forse anche la Jacqueline. Mangerà forse la Jacqueline più tardi? Più o meno, 12:20. Maurizio non so che cosa farà, comunque Loris mangia, quello sì, Ma dopo guardi, Maurizio. allora. Mi sa che ci sarà riso in bianco. Ecco. Ai ai ai, Perché, mi sa che qui sono 3-4 giorni ormai. il riso in bianco e la minestrina sono per gli ammalati, per gli ammalati. Vabbè, anche la mia amica si è fatta ieri l'altro, quando è stato? Ieri. La mia amica si è fatto 2 o 3 scodelle di minestrina, ecco, dice la Jacqueline, con le stelline. Ma sì, ma 2 o 3 scodelle, 2 o 3 porzioni. Il cibo tipo da ospedale, ecco, una roba del Sì, genere. lei sa che le stelle sono tutte nel Sì, firmamento, eh? sono una stella anch'io, dico, no, ma Loris Stella. Beh, è vero. Infatti il suo cognome Stella cosa significa? Stella, perché la stella è quella del cielo. Anzi, la stella importante è la stella di Hollywood. Sono diventato famoso io, la stella. Comunque, sì, prima o poi verrà scolpito proprio. C'è una casella, non so, un pietrino in marmo, ecco, con questa stella, come una star, ecco. E dicevo, cosa succederà a mezzogiorno?
Se lei sentirà, ma lei non si trova a Bologna, in Emilia-Romagna, ma lei si trova vicino a Rovigo? Io mi trovo a casa mia, seduto Ecco, sul divano. alla sua maison, e non sentirà cosa succederà a mezzogiorno esattamente, diciamo, in tutta Bologna oppure le province, cos'è? Solo Bologna? Ma mi sembrava di sentire qualcosa nell'aria. No, ma si sentirà qualcosa perché suoneranno tutte le campane. Tutte le campane, non i campanari suoneranno, sarà tutto elettronico, io credo. Sai cosa potresti fare? Sì? Andare a suonare io le campane? Fare il campanaro? Ormai adesso è tutto elettronico, va con il computer adesso. Esattamente, sì. Ma potresti fare sentire le campane in diretta. Ma guarda, allora, hai detto bene. Io e lo studio 1 di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro, by Yoga Network e altra gente del nostro staff, ancora prima dallo studio 0, ma molto molto prima, e cosa facevamo? Andavamo, pensa, con un'automobile, in giro a distribuire sia volantini che anche andare in queste forme di Ma chiese sì, li parrocchiali. facevo anch'io andare in giro con dei volantini, ma dopo mi ero Ecco, stancato. e già da allora, mi ricordo in una specie di rocca, c'era un teatro e una Era rocca. rock Non and rock and roll, una rocca. Lei sa cos'è una rocca? Ecco. roll. Sì, rock and Ecco, non è un borgo, è una rocca, ecco. Che non è un castello, è una rocca. Ecco, c'era questa specie di campanile e allora siamo andati su, dicevo, bah. Come mai che suonate a mano? Allora mi fanno vedere. Io le parlo di 30-35 anni fa, buono. Dico, no, no, venga, venga. Dico, ma mi potrebbe dare anche del tuo, eh? Era tutto elettronico. Il suono delle campane. Ed era in provincia di Bologna, a Dozzano dell'Emilia, guarda un po' che strano, dove sono proprio così, non proprio nate, ma era il regno di Vanna Marchi e Stefania Nobile, con Maurizio, suo figlio, esattamente. Allora, noi dobbiamo chiudere. Prima di chiudere, dimmi che cosa hai pensato di mangiare oggi, che voglio sapere. Allora. Riso in bianco Ah sì, riso in bianco, vero, con vero. 2 scaglie o 3 scaglie o 4 scaglie, forse 8-10, adesso vediamo, di Potresti forma. mangiare anche uno stracchino. Uno stracchino. Allora, Oppure aspetta, lo stracchino con il purè è abbastanza buono, non è malvagio, buono con il. non ho la Nicole, però potrei farlo fare alla Jacqueline. Il purè, come lo preferisce lei? Fatto proprio con le patate oppure quelli surgelati? Non... Gli dà più gusto con le vere patate, gli dà più gusto con il purè, per me dopo Ma come si fa il glielo. purè? Lei lo sa fare? Come si prepara il Sì, purè? cioè con le patate ci metti del latte, è vero? Sì? Poi? E dopo del latte. Ci metti la Ma... forma e il burro, ecco. Beh, poi la Ah sì, forma, il burro, poi. il burro Non si può anche. mettere del gas. Beh, ma che cuoco è lei? Mi scusi, ha studiato alimentazione? Ma io non so fare da mangiare. Io mangio, non sono capace di fare mangiare. Ah, vabbè, il gusto a Scusa suo. te, sì. Che va bene, allora gli faccio fare il purè. E poi pensavo 2 carotine, No? Meglio Perché fai. no? No, ma Beh, così secondo mi aggiusto me. sto raffreddore influenza, che sono 4 mesi ormai. Ascolta, per il raffreddore fai il latte cogna con la grappa, dopo ti passa. Ah, la A me. sgnappa? Voi dite la sgnappa?
A me mi è passato una volta, io ho fatto forse ho esagerato un po' troppo, ho messo un po' troppo cogna, comunque, vabbè, alla fine mi è passato. Ah, ha messo anche un po' di lambrusco per caso? Eh? Allora, dica i suoi contatti, va, che è meglio. Sì, allora i miei contatti venite su Facebook. È sul mio profilo Loris Estera dove c'è scritto Paradise TV e l'ho riconosciuto subito il mio profilo, giusto? E dopo abbiamo anche il gruppo della piadina su Messenger che sta andando alla grande, yes. È diventato internazionale il mio gruppo. Bene, e poi ricordiamo anche la chat di Finestra Libera. Cioè, Abbiamo. il telefono che suona è Berlusconi al telefono. Dai, dai, rispondi a Berlusconi. Adesso vado a rispondere io perché non ho più nessuno qui. C'è Cocco, devo far tutto. Ecco, c'è andata la Jacqueline. La Ecco. segretaria ci ha pensato. Ma io non ce l'ho la timbre, Ecco, sì, buonanotte. ciao. No, questa non era una telefonata di servizio, non era nulla, era un call center, niente niente. No, volevano fare una promozione per metterci su della fibra perché hanno visto che ogni tanto le nostre piattaforme fanno Ascolta, posso tricche dirti una cosa? Ho sentito che per 2 o 3 mesi non paghiamo le bollette. Come funziona? Sai qualcosa tracche. Sì, te? so tutto, ma le dirò in privato, per questi argomenti ho Ascolta. detto bip bip, Come mai che non si ricorda? Che segretario che ho. Cioè, perché dopo facciamo impazzire Gabriele, eh? Ma sì, Ecco, lui è buono, buono, però. ascolta, Gabriele, gli dai qualche goccia di tranquillante, vedrai che si calma. Guarda che Gabriele è un numero uno, è un talento. Ecco, però noi siamo buoni, visto che è tutta gente che lavora per noi gratis. Gabriele è un grande, eh? Ripeti quello che ho detto. Allora? Devo mettere su uno stacco? Cosa ho detto? Abbiamo quasi finito, manca Ho detto pochi che secondi. Gabriele è un grande, il nostro informatico. E lui è disponibile per fare e coprire tutti gli errori di tutti, eh? Non solo dello studio 0, Rete Ferrara, dello studio 1, Bologna, studio 2, Enna, Sicilia, Fabio, che per ora è in stand-by. Studio 3, chi è Studio 3? Studio 3. Chi è? Cristina! Mi devo decidere di farmi il bigliettino, allora sì che dopo. No, ma io non voglio perché deve essere tutto improvvisato. Lei deve fare errori su errori. Ecco, senza copioni. E poi, lo studio 4 chi è? Andiamo con cioè, quello di Bologna, la No, Cristina. no, Montebaldo, negativo. Sanremo, Sì, esatto, affermativo. ho vinto un'altra bottiglia di vino. Se indovini proprio chi è responsabile dello studio 4, beh, ci si può mettere in scaletta, ci penso. Oggi quante bottiglie di vino ho vinto? Allora, io avevo già detto a un certo Paolo questa situazione 5 giorni fa. Bene, mi ha risposto, gli ho detto, ma quante bottiglie di vino di Lambrusco avete? Mi ha risposto, 30.000 tonnellate, o, boh, insomma, qualcosa di 30.000, ma di birra, non, non di Lambrusco vino. Mi fa gonfiare, mi fa un po' male la Sì, no, birra. beh, ho visto un messaggio, mi ha scritto così, vabbè. Ecco, comunque lo ringraziamo, Paolo, di... Ecco, Preferisco il lambrusco io. Paolo, non mi ricordo di dove, se di Modena, no, non mi ricordo, giù di lì, ecco. Modena, Parma, insomma, Paolo. Beh, in insomma, abita a casa Emilia, sua, ecco, ecco, a sì. casa sua abita.
capito? Sì, no, ma se avrà del vino avrà, non so, qualcosa a livello agricolo, Ma non lo so. c'è anche un'azienda agricola di Probabilmente vino. sì, perché se Wow! produce anche birra. Maurizio, ascolta, andiamo a lavorare che noi, io e te nell'azienda agricola mi sa che gli mandiamo il vino a tutta l'azienda, beviamo tutto noi il vino. Però non sarebbe male. Non sarebbe male. Per vendere il vino dobbiamo assaggiare se è buono, scusa. Sì. Allora, siamo ai saluti. Allora, ciao a tutti, ciao, saluto tutti i miei amici di Facebook. Poi, della piadina. Della piadina, che ogni tanto mangiamo qualche piadina. Ecco, ogni tanto, ecco. Salutiamo anche i nuovi new entry, della piadina. E della chat di Finestra Libera, Ricordiamo che esiste anche questa chat, potete anche iscrivervi, tramite Ascolti, www.letteralmente.info. guarda che se vuoi venire, ho fatto ciò dai gruppi su Facebook io, che uno sta andando alla grande, un gruppo nuovo che ho fatto, c'è un gruppo con il simbolo della farfallina che mi piace di più, ne ho 3, 4, 5 dei gruppi su Facebook io. La farfallina di Sì, Belen? cioè, No. ci ho messo come simbolo la farfallina, No, perché c'è anche una no? canzone che si chiama proprio La farfallina di Belen. Visto che prima parlavamo di Liscio e Filuzzi, ci sono queste canzoni da folklore, E per questo salutiamo anche il nostro gruppo, ovviamente, che facciamo parte e faremo sempre più parte di One TV Emilia Romagna, sul digitale terrestre. Cos'è Quando è che questa imitation? mette su una TV, lei? Allora, io sono solo produttore radio, televisivo e Sì, web, però. ma non TV web, è più bello proprio TV, la TV web. Comunque ci penseremo, E anche Romolo, noi dobbiamo chiudere, Sì. No, non per sempre. Ah, mai dire mai, non si sa. Se il governo dice dobbiamo chiudere Studio Zero, addio. Volevo dire, lei ha comprato Alex? Come cos'è? Non è la sua ragazza, Alex, Sì, la mia ex ragazza di una eh? volta. Alexa, è un apparecchietto? Ah sì, quella di Alexia, fammi ascoltare Radio DJ, ecco Radio DJ. No, devi ascoltare, lei, tu parli con questo apparecchio e dici: vorrei ascoltare Radio Yoga Network, oppure mi fai ascoltare Radio Yoga Network? Ti piace Radio Birichina che fa gli anni 60? Eh sì, tu hai detto bene, così salutiamo anche Robby, lo chiamiamo così, il suo Robby, editore, Zanella. ciao, ci stai ascoltando? Beh, Maurizio, abbiamo insomma una ascolta, ma simpatia aspetta, mi universale. scusi, allora so che, aspetta, volevo sapere, cioè, Radio Marilu, la conosci Radio Marilu, no? Certo. È su anche quella radio lì, Ma Radio certo, Marilu? anche Bella Monella, Peter Pan, sono tutte sue. Ma sono tutte sue quelle lì, Certo. loro. E invece Mi quella che sembrava. diceva lei, dice: ah, ma non ci sono radio, eccetera, che fa pluriregionali liscio. Bene, anche Roberto Zanella, Radio Sorriso, dove tra l'altro ogni tanto collabora Gianluca, che lo salutiamo. Facciamo, chiedi se facciamo il liscio io e Andiamo a fare il Festival Bar, visto che loro girano per tutto il Veneto, Emilia-Romagna, al Festival. mare, eccetera. E loro fanno proprio questo contenitore televisivo di orchestre, non solo, anche Sì, lo so, musiche. io so tutto. Ah, conosce il Festival Bar? Sì, Ecco, conosco. che c'è musica pop, rock, c'è di tutto. Ci andava anche Claudio Cecchetto, tanti artisti. Comunque noi, tornando 35-40 anni fa ormai, proprio
del gruppo Zanella, loro avevano un centro di produzione e ce l'hanno ancora, ha cambiato solo l'agenzia pubblicitaria, il nome, comunque non è quello il So problema. che c'hanno un bellissimo stabile grande, il capannone, c'hanno un bel stabile grande, però hai visto. Hanno anche una bella antennona con tutte queste parabole. È più grande della tua. Però non scopriamo gli altarini. Ecco, La tua è un antenino a stilo. è un sintonizzatore. E dicevo, loro, grande Zanella, e anche Publivoce attualmente, che è un centro di produzione europeo, dove tra l'altro noi ancora, non solo per Antena Verde e altre situazioni che avevamo, io avevo pensato proprio a loro perché noi facevamo programmi e li abbiamo distribuiti anche da altri emittenti, ad esempio con il mio contenitore. Mi lasci parlare o no? Sì, prego, faccia lei. Dicevo, il mio contenitore musicale, ad Sono esempio, tuo, Music tuo, Magazine, vuoi che era condotto dal sentire sottoscritto negli anni me? È tuo. 1990-2000, che tra l'altro è andata in Prendete onda ciò. anche su una rivista Mille Canali, che poi un bel giorno ne Sì, parleremo. il Mille Canali, mi arrivava anche a me con la rivista Libero, Mille Sì, Canali. esatto. E poi io mi occupavo anche io e Giovanni di proprio un settore adibito in qualche regione specifica delle frequenze radiofoniche. Ascolti, ma quel libro lì, Mille Canali, è gratuito? Possono mandarli se Allora, uno vuole? Mille Canali ha chiuso da un anno e mezzo a questa parte. Che peccato. Beh, Da allora volevo quando chiedere Mauro scusa. Roffi, attenzione, da quando Mauro Roffi ha lasciato questo leader di testata giornalista esperta non solo nel settore media, radio, televisivo e a livello di audiovisivi. Cioè, è stato proprio un bluff. Io lo avevo già in preview, già annunciato. Voi, se continuate così, chiuderete. E infatti hanno chiuso. Mille Scusi, canali, è stato proprio una ciofeca, veramente. siccome che noi abbiamo studiato, siamo sempre informati su tante cose, ma possiamo fare noi quella rivista lì, Mille Canali? Verrebbe da colosso mondiale, perché senza far nomi, un certo tizio che si è definito responsabile. Ci siamo anche, diciamo, non arrabbiati, ma anche qualcosa. Ha voluto prendere a mano lui, è stato una ciofeca, non ha mai dato i rimborsi, questo tizio. Io mi auguro che mi ascolti, Io non ne volevo più parlare, ma è venuto così, spontaneo questa cosa. Io non c'entro, Cioè, mi ha fatto arrabbiare in una maniera, infatti hanno chiuso e non hanno dato a tutti gli abbonati i rimborsi. Si sono rifiutati. E dopo 3-4 mesi, ah sì, ma le mandiamo via posta. Che numeri vuole? Le possiamo mandare i numeri perché non danno soldi? Allora ho detto: beh, non è un problema. Io chiedo 3-4 numeri di 1000 canali che non mi avete mai spedito per posta. La risposta è perché noi ne abbiamo ancora, tutte le prove Penso che documentate. avevo pubblicato anch'io la mia radio, ma negli anni Ottanta, ho fatto mettere su anche perfino la foto dello studio. Non si vedeva tanto, ma vedevi, c'era la bobina da una parte, lì il mixer, si vedeva anche abbastanza bene la foto. Comunque, tornando lì, la Sì. risposta non di Mauro Roffi, che lui è stato bravissimo, ha tenuto botta. Poi quando è andato via lui ed è entrato questa specie di responsabile, che noi sappiamo nome e cognome, e Noi fa: sappiamo ah, ma lei tutto. ci sta disturbando troppo nella chat. Gli ho detto: voi state scrivendo delle email che non hanno nessun senso, eccetera. Insomma, in parole povere, non mi hanno mai mandato 3 o 4 numeri per avere il rimborso che dovevo avere io. Tutte queste email, ah sì, ma facciamo qui, facciamo lì. Cioè, Facciamo ecco, qui, facciamo là. e veramente ho avuto proprio il piacere che ha chiuso questa rivista che non aveva più senso. Non era aggiornata, scrivevano degli annunci che usciva una frequenza addirittura 3-4 mesi dopo scrivevano, cioè cose indescrivibili. Cioè,
Fantastico. Sì, no, ma veramente gli sta bene che ha chiuso questa testata. Comunque, loro sono avanti ancora con Eurosat, eccetera, eccetera, le altre riviste. A proposito, vi avevo detto, beh, se non avete 3-4 numeri di 1000 canali, mi potete mandare altre riviste. La prima telefonata? Sì, la segretaria, non c'è problema. Dica pure le riviste del nostro gruppo che ci interessano. Non è mai arrivato un tubo. Mi scusi, se lo fai te, mi raccanali, comincia Sarebbe un tutto. successo. Se il Sole 24 ore ci contatta, benissimo. Maurizio Chiocciolina, associazione Marconi.com. È fortunato che non li abbiamo denunciati. Solo questo, perché io sono buono. Ecco, ha fatto arrabbiare anche la Jacqueline queste cose. Veramente un'indecenza che noi li abbiamo sempre trattati al top, al leader. E questo è il ringraziamento. Ma che bravi, mille canali. Cioè, neanche delle bottiglie di vino come ringraziamento, niente, neanche del vino, Comunque, niente. torniamo Vabbè. Solari, perché cioè, questa è stata un tricket-racket che non era previsto. Lei ha Non lo so. lanciato il sassolino. Allora, Hai un sassolino nella scarpa. ecco, ai ai ai. Cosa so io, Allora, sassolino? tornando invece a Publivoce del gruppo Zanella. Sì. Questo contenitore che si chiamava Music Magazine, Contatta tu sia. ecco, il problema era questo, che andava in onda anche su Ciao Radio di Bologna. Ciao bambina, c'è la canzone Ciao bambina. Ciao bambina, no. Va bene, dai, chiudiamo, Sì, va, che presto che è sì. tardissimo, va. Vabbè, siamo ancora in diretta, E forse? no. Certo, 10, 19 minuti primi, 0,4 secondi, 36 decimi. Venerdì 27 marzo 2020, Maurizio DJ e Loris Stella vi salutano. Termina qui il nostro ufficio. Ci sentiamo se saremo ancora vivi. Sì, perché qua veramente. Ciao a tutti. Ciao. Saluta pure. Ciao a tutti gli amici di Facebook e tutti gli ascoltatori. Yes, ciao. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network @gmail.com. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network @gmail.com. Buon ascolto!